23. No, 29, 29. Quando sei arrivato? Oh, sono arrivato a 23, bravo. È il mazzo di capelli. Bravo, fino qua. Anche qualche chilo in più. Anche qualche chilo. E poi non si sa dove vestire. Andiamo. In passato Montella ha detto che per caratteristiche sei insostituibile. Ora con l'arrivo di Semur probabilmente si è scelto un giocatore che potesse assomigliarti per caratteristiche. Quanto ti somiglia secondo te e che consigli daresti per migliorare? Quello lo deve scegliere sempre il mister, quello lo dovete dire voi. L'importante è che siamo un gruppo che possono giocare tutti, nessuno si deve sentire titolare, quindi è meglio così che è questa concorrenza fra di noi sana e che così andiamo avanti. Può essere, penso che no, a un'età dove sono maturato tanto e penso che anche con Sinisa Mialovic anche ho fatto una grande stagione, questa ancora mancano 11-12 partite, quindi voglio continuare così con questa voglia e arrivare con il Catania no, a qualcosa di importante. Visto che appunto sei ormai un veterano del Catania, questa invece secondo te è la rosa, il gruppo più forte di questa squadra? Secondo me abbiamo un po' di tutto, no? Gente di qualità, di esperienza e quantità. Penso che una rosa importante, come ho detto prima, che possono giocare tutti e questo fa bene al Catania. Tutti gli allenatori che sono passati da Catania, tu ne hai visti molti, hanno sempre sottolineato il tuo impegno, la tua dedizione, anche quando trovavi meno spazio. Tu hai sempre dato il massimo e l'hanno sempre sottolineato. Ma a luglio, ad agosto, ti aspettavi una stagione così da protagonista e poi complice anche il fatto che viaggiate in Capron, stanno girando poco, con questa fascia da capitano spesso in braccio. No, la verità no, ho iniziato il ritiro, no? Con tanta voglia, poi mi sono trovato con questo. Io, come ti ho detto prima, lavoro sempre al massimo, poi è il mister quello che decide. Sono contento per come sta andando adesso la stagione. C'è il rischio di specchiarsi per questa squadra, cioè di sentirsi troppo belli? No, secondo me non dobbiamo avere questo atteggiamento perché sarebbe un sbaglio grande. Dobbiamo continuare umile e continuare a lavorare. Ti chiedo della Lazio cosa cambia rispetto all'atteggiamento che ha tenuto la Fiorentina e se una vittoria, ho chiesto anche prima a Parienzo, se potrebbe proiettarvi al di là della salvezza che poi arriverà matematicamente adesso il più alto del testo di No, la Lazio no, è una squadra forte, no? Si sono alto in classifica, quarto o quinti, non mi ricordo, vuol dire che sono molto bravi e anche noi stiamo bene, sarà una partita difficile dove noi sappiamo che vincendo no, arriviamo più in alto e ci possiamo salvare molto prima. Più in alto con la vittoria vi resta 41 punti, quindi di fatto la salvezza arriverebbe, ma tra di voi ne parlate, ci pensate davvero alla possibilità di andare in Europa? Tra di noi parliamo e diciamo che dobbiamo arrivare matematicamente alla salvezza. Poi si vede piano piano, ovviamente è un sogno, no, per tutti, anche singolarmente, ma secondo me dobbiamo andare piano piano e non montarci la testa. Ed è spiegato di questa nuova piccola lite, di questa situazione che si è creata tra il presidente Pulverante e il nuovo Monaco? Guarda, ho visto solo sul giornale, noi tra di noi non parliamo, noi sono cose di dirigente, noi ci alleniamo e basta. Ma se dovesse andare via il Monaco, cosa perderebbe questa squadra nel Catania? Secondo me, ti ripeto, non posso io dare la mia opinione perché magari non è così, non so cosa è successo. Posso dire che sicuramente lui rimanerà qua come ha fatto sempre, non lo so. Senti, dato che ormai da tanto tempo
Catania-Lazio, se ti ricordi, il campionato di Zenga vi consegnò la salvezza a 40, se ti ricordi, quando Paolucci. Sì. Che differenza c'è tra quel gruppo che arrivò a 40 con 9 giornate d'anticipo e questo che ci può arrivare a superare, proprio con la Lazio, un'eventuale vittoria? E che magari questa vittoria di adesso ci può dare tanto, nel senso della salvezza, anche arrivare secondo me in più alto che quella stagione con Zenga. Perché lì non c'era la voglia, si era scarichi già. No, 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 avevamo fatto la salvezza, ma mi sembra che non eravamo a un punto di essere così alto in classifica. Okay. Questo non lo so come funziona, se alla società questo le potrebbe fare, non lo so, meglio. Io so che noi dobbiamo arrivare alla salvezza e poi si può fare qualcosa di importante con il Catania, lo dobbiamo fare. No, no, portare la fascia del capitano è un orgoglio, no? Sappiamo tutti che il capitano è Marco Viacianti, in questo momento lui non c'è e lo sto facendo io, e mi fa molto piacere e sono molto contento. Sto giocando nella stessa posizione, no? Interno destro, anche 3-5-2 o 4-3, sto giocando nella stessa posizione, ma come ha detto sempre il mister, quello, la formazione, la tattica non cambia, sino quello dell'atteggiamento in campo. Dopo 6 anni potrebbe essere anche legittimo magari avere moglie, nuova motivazione. Invece il tuo futuro com'è? Pensi a Catania per il futuro? No, no, io il mio obiettivo personale è arrivare, no, al record di presenza in Serie A e rimanere nella storia del Catania. Poi io non sono stato mai un uomo mercato, non ci penso, sto bene a Catania, voglio continuare questa storia qua. Praticamente ti chiedo cosa cambia con la presenza di Almirone, che adesso comunque è disponibile per giocare, e questo ruolo di Piloti, no, alla Pirlo, che gestisce il gioco del tempo, per te e per il centrocampo cosa cambia? No, cambia che, come hai detto tu, abbiamo Lodi che ha tanta qualità, che ci dà tanto gioco, e poi con rispetto al Mirone, uno che ha giocato tante partite in Serie A, qualità, ha esperienza e secondo me al gruppo quello ci dà tanto. Secondo me ci ha dato un stimolo per andare fuori casa, no? Io che sono da tanti anni qua, era vero che un po' quando andavamo a giocare fuori casa, un po' di difficoltà abbiamo avuto sempre, ma secondo me l'atteggiamento che ci dà lui di proporre nel gioco, secondo me sta andando bene, e anche quando andiamo fuori casa mettiamo in difficoltà l'altra squadra. Domenica Camillo è stato determinante sul 0-0 perché ha salvato il risultato. Vi aiuta a giocare anche con maggiore sicurezza, a prescindere da chi lo ha preceduto? Sì, secondo me sì. No? Lui sta facendo queste partite molto bene. È importante per noi che quando ogni tanto si cala, siamo in difficoltà, è importante che lui ci dia una mano, così ogni tanto ci salva anche le partite e poi
se con, se lui fa una parata, magari noi dopo una parata attiva fa i gol e si vince la partita. Ok, grazie.